Angelo Ferrillo, attivista del blog laterradeifuochi.it, benvenuto su Fanpage. Angelo, lei si è candidato alle regionarie del Movimento 5 Stelle. Sì, io in effetti sono da anni impegnato sul territorio perché oltre ad essere un blogger ho fondato questa associazione omonima, la Terra dei Fuochi, in tempi non sospetti, una decina di anni fa. E nulla, avendo i requisiti, siccome il Movimento 5 Stelle non è un partito politico, ho deciso di mettermi a disposizione della collettività e dei gruppi che sul territorio lavorano e mi hanno invitato, diciamo, a rendermi disponibile. Ho accettato questa candidatura il 9 di dicembre, quando si sono aperte le primarie, e poi all'inizio di gennaio si è votato. Si è votato, si è espressa la base, l'assemblea, diciamo, che è sovrana, perché quando si vota si rispetta sempre il voto delle urne, e alla prima tornata io sono risultato eletto tra i primi 13 nella provincia di Napoli, quindi la circoscrizione più popolosa, e quindi ero abbondantemente in lista. Il giorno 16 di gennaio, venerdì scorso, mi arriva un'email alle 12.45 circa, nella quale mi veniva comunicata la mia sospensione e l'estromissione dal portale, io non ho più accesso al sito internet, insomma, letteralmente mi è stato dato un calcio, diciamo, nel sedere. Quindi io immediatamente ho provveduto, diciamo, a controdedurre le accuse che mi venivano fatte, rinnegando assolutamente quello che appunto mi veniva scritto. Io non ho mai contravvenuto ai Senta, principi a appunto, cui si ispira il Movimento 5 Stelle. vogliamo spiegare i motivi che le sono stati comunicati per cui veniva messa in atto questa sospensione. Che cosa le è stato scritto? In sostanza mi si diceva che io avevo turbato lo svolgimento delle primarie perché avevo pronunciato, diciamo, una frase truffa in merito ad esse. Voglio specificare che non mi è stata circostanziata questa accusa, cioè io non ho visto dove avrei detto questa frase, quando l'avrei detta, come l'avrei detta, per cui, diciamo, posso solo pensare o immaginare che sia riferita a qualche mia critica che in passato ho fatto, come tutti, come tanti. Ed infatti la mia memoria va alle scorse primarie delle europee, dove, Perché lei ricordo, fu si era scritto candidato che anche alle scorse, provò a candidarsi anche col Movimento 5 Stelle alle europee, con lo stesso metodo. allora io voglio precisare questo, qualcuno dice che io cerco la poltrona, non è vero, sono praticamente 10 anni che mi interesso di sociale, quindi faccio politica nel sociale da libero cittadino e ho passato una decina di elezioni, contando anche quelle comunali, provinciali, le europee, regionali, il Comune di Napoli. Le uniche due elezioni che mi sono reso disponibile e ho accettato la candidatura fino in fondo sono state le scorse europee e queste regionali. Alle scorse europee non passai il turno, accettai la decisione della base. Però dopo le votazioni, come tanti, ricordo il primo e forse il più importante, il sindaco di Parma, Pizzarotti, mossi delle critiche per quanto riguarda non le procedure, ma le metodologie di attuazione di queste primarie. E finì lì. Adesso è saltata fuori questa accusa durante queste primarie, quando io le ho pienamente rispettate, non ho avuto nulla da ridire perché sono stati resi noti anche i risultati parziali delle votazioni, a differenza della scorsa, quindi le critiche nostre di Pizzarotti e di tutti quelli che hanno mosso, diciamo, critiche in questo senso sono non solo risultate legittime ma costruttive, tant'è vero che si è votato in modo diverso. Quindi io non capisco il motivo per il quale io vengo estromesso da una lista nella quale io risulto eletto, quindi risulto attualmente un candidato alla Regione Campania, al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle. Senta, lei ha dichiarato di voler ricorrere alla magistratura contro questa decisione del movimento. Lei crede che questa sua scelta possa rappresentare un precedente anche per tante altre persone che spesso abbiamo visto dalle cronache sono state allontanate dal movimento per aver espresso più o meno delle posizioni divergenti? Guardi, io vado su, rispondendo a questa domanda in chiusura, voglio collegarmi anche a come mi disse Luigi Di Maio in radio. Una questione di principio non può essere una questione personale. Le questioni di principio non possono farsi passare come questioni personali, quindi sicuramente questo potrà essere un precedente per tante altre situazioni, perché quando uno si batte per affermare i propri principi, i principi valgono per tutti, quindi o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Questo
cosa la porterò fino in fondo, perché assolutamente la vedo come una violazione della sovranità dell'assemblea che ha votato e si è espressa su base, ripeto, regionale, assegnandoci le proprie preferenze. Quindi non vedo quale contestazione mi si possa muovere nel momento in cui io non ho violato le procedure. Io mi sono candidato secondo le procedure, mi è stata mandata un'email, ho rispettato, diciamo, quelli che erano, diciamo, i requisiti, non ho avuto incarichi in altri partiti, non sono stato candidato in altre liste contro il Movimento 5 Stelle mai, e invece in lista ci sta attualmente ancora qualcuno che in passato si è candidato in altre liste in contrapposizione al Movimento 5 Stelle, e quindi a questo punto non solo non c'è un'equa applicazione del regolamento, ma c'è assolutamente un'ingiustizia in atto che io provvederò a farmi riparare in tutte le sedi opportune. Ho ritenuto opportuno incaricare, diciamo, il legale, l'avvocato Angelo Pisani, che è di questa materia esperto e competente, insieme all'avvocato Michele Custo. Senta, quindi lei lo ha accennato, Di Maio dice che lei ne sta facendo una questione personale, lei quindi dice non è una questione personale? Assolutamente no. Se noi parliamo di legalità e di rispetto delle leggi e di onestà e di trasparenza, bisogna innanzitutto mostrarle, diciamo, in casa propria. Io mi ritengo fortemente danneggiato da questo provvedimento, ho richiesto più volte spiegazioni a Voga, ai miei deputati, ho fatto praticamente istanze, e a distanza di diversi giorni non vengo, diciamo, delucidato di alcuna informazione. Allora, in via cautelativa, ho dato mandato ai miei legali sulla base degli stessi consigli di Di Maio. Mi sono incontrato con lui lunedì mattina, eravamo fuori Radio Marte durante un'intervista che gli ha fatto in diretta, dopo abbiamo avuto un colloquio molto cordiale, lo ringrazio per la sua disponibilità, abbiamo parlato e lui mi diceva: guarda, vai avanti, stai facendo il tuo percorso, se lo ritieni opportuno rivolgiti anche, diciamo, a un legale che possa darti maggiori garanzie e tutele.